Massimiliano Pava, 1-0 a Castiadas, un bel risultato per la vostra classifica. Partita bene, tra prima del vantaggio e poco dopo il vantaggio, poi con l'uomo in più un po' troppa sofferenza perché non avete chiuso la gara, avete anche rischiato di subire il gol. Sì, hai detto bene. Abbiamo fatto l'ultima partita finché siamo rimasti in parità numerica. Il padrone del campo, insomma, poi ci ha dato il vantaggio. Una volta che loro hanno perso l'uomo, hanno... noi ci siamo un po' disuniti, insomma, non so, non eravamo più fluidi, abbiamo perso le linee di passaggio, il riferimento, insomma, quindi siamo un po' disuniti, un po' persi, però non siamo stati brillanti come al solito, però già i ragazzi hanno detto che è importante prendere 3 punti, è importante vincere la partita a discapito del bel gioco e loro mi hanno preso alla lettera, sono stati molto concreti, molto pratici. Insomma, per una volta non siamo stati bellissimi, ma siamo stati vincenti, insomma, quindi a me va bene così. Ecco, la San Luri è stato il 2 pari, 2 punti guadagnati alla Nuorese o al San Luri? Non lo so, sono 3 punti in più per il Fertiglia, conta solo quello, noi facciamo il campionato su noi stessi, partita per partita, vogliamo ottenere il massimo. Per il momento siamo felicissimi di quello che abbiamo ottenuto, il campionato del Fertiglia è un campionato straordinario. Va bene così, oggi vincere a Castiada sarà una cosa difficilissima, stavamo affrontando la squadra più in forma del campionato, arrivavamo da 10 risultati tutti consecutivi, in battuta in girone di ritorno, quindi una squadra molto molto forte nel campo loro, siamo stati bravi perché potevamo chiudere la partita diverse volte, il risultato penso insomma che sia meritatissimo, quindi va bene così, poi adesso ci giocheremo i playoff, sono conquistati insomma, e vedremo. Ecco, cosa è mancato per chiudere la gara? In precedenza è stato porta precipitazione perché ad esempio nel secondo tempo Chelo lì solo sì, poteva piazzarla meglio. Lucidità, un po' di frenesia, insomma un po' di foga, un po' di tutto perché comunque il gol sbagliato da Piga nel primo tempo, certo. un metro dalla porta, insomma era un gol facile, quello di Chelo ha portato col portiere era altrettanto gol facile, lì avrebbe dovuto poggiare a Tede che arrivava, insomma però Michele è un bomber, quindi in quelle occasioni lui vede solo la porta ed è giusto così, insomma, d'altronde ho già fatto il 6° gol in 6 partite, quindi siamo contentissimi. Ecco, togliamo ogni dubbio sul tiro cross di Masa, la deviazione di Chelo è stata determinante. Ecco, vedendovi con Chelo in campo siete cresciuti tanto, mi mancava quel bomber, quel finalizzatore che avete trovato, oggi magari vi serviva maggiormente per fare il 2-0, però comunque anche nella manovra potete giocare sia sul lungo che sul corto perché è bravissimo. Sì, hai detto bene, Michele è un giocatore completo, è bravo nel giocare nel corto, nell'allungare la squadra, nell'attaccare la profondità, è molto intelligente, poi molto generoso, perché comunque è un ragazzo che non si risparmia mai, è un lottatore. Nonostante insomma, tutte queste qualità rimane un ragazzo molto umile, molto disponibile, quindi noi siamo contentissimi di come Michele si sia integrato nel gruppo, nel gioco e sì, come hai detto tu, era quello che ci mancava. Ecco, il grande merito del Fertiglia di questa stagione è che mancano 5 partite e può lottare per tutto, anche per vincere il campionato, perché comunque avete degli scontri diretti e chi lo sa, tutto è possibile. Quest'oggi vi è mancato Ledda lì nel finale, quei palloni messi lì per Martinez, sì, un colpitore di testa in più avrei fatto comodo. Mi viene da ridere perché insomma sì, lui è mancato, è un momento molto importante, poi soprattutto in una partita di oggi dove c'era da contenere il giocatore di Martinez che ha una fisicità importante, insomma, quindi Tullio manca sempre. Chiudiamo. Chiudiamo tornando alla gara col San Luri, si rigiocherà, è giusto rigiocarla e come la rigiocherete visto che comunque sul campo avete vinto 1-0 e magari vedervi togliere quei 3 punti vi dà un po'. Noi abbiamo giocato una partita vera come l'ha giocata il San Luri per 90 minuti, quindi per noi erano 3 punti conquistati, 3 punti meritati, insomma il fatto che ce li abbia tolti il giudice sportivo non è che ci faccia piacere, però così ha deciso, la rigiochiamo con serenità, tranquillità, insomma. Grazie a Massimiliano Pava, complimenti soprattutto per il campionato che state facendo e poi per oggi perché è una vittoria importante per il vostro cammino. Grazie a voi, grazie.